Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video. Scusate per la mia presenza, ma sono un po' messa male, nel senso che comunque mi sono svegliata un'oretta fa, sono ancora in pigiamata, struccata e tutto, ovviamente. Quindi scusatemi per il mio aspetto di adesso, però vabbè, comunque dopo mi preparo tutto. Allora, ho deciso di fare questo Vlogmas. Lo so che il Vlogmas mai penso che sia un po' troppo tardi, perché comunque di solito si fa prima di Natale, ormai il Natale è finito, sta finendo le feste, però dato che oggi è 31, ancora siamo nell'ultima festa, ho deciso lo stesso di fare questo vlog, insomma, e di chiamarlo Vlogmas, insomma, di fare questo Vlogmas lo stesso, dai. Sarà uguale, tanto ormai ancora stiamo in tele feste, quindi ci sta, dai, anche se si fa prima di Natale, ma alla fine è lo stesso. E niente, ho deciso. Dopo comunque mi preparo tutto, come vedrete meglio come aspetto. Ho deciso di fare questo Vlogmas perché oggi, che è il 31, domenica, andiamo a fare un giro in città, giù in Ancona, ed è preciso in piazza Cavour, che il comune ha deciso di mettere questa ruota panoramica, che già poi l'avevo visto, l'avevo detto già che facevo il vlog, ma se non erro ieri mattina quando mi truccavo come live, per chi non l'ha vista la può vedere, che ho fatto la live sia ieri mattina che ieri sera. E mi pare che l'avevo detto su tutte e due le live che facevo questo vlog, ma adesso se non erro, non mi ricordo male. E niente, quindi ho deciso di fare questo vlog per andare a vedere questa ruota panoramica che il comune ha deciso di metterla. È la prima volta che la mette, non l'hanno messa mai questa ruota panoramica. Sia per andare a vedere la ruota, anche per farvi vedere, insomma, un po' Ancona, un po' le vie di Ancona, non tutta Ancona, ovviamente che non riesco perché andiamo solo in città, quindi non è che andiamo a altre parti. Anche per vedere questa benedetta ruota, che 2 mesi che ci devo andare. Per carità, uno dice, vabbè, non hai visto mai una ruota, sì, ovvio, però è anche per fare il video, no? Per farvi vedere questa ruota. Dopo penso che ancora ci saranno anche le bancarelle, ci sarà già gente, comunque, sempre se non piove, perché se piove ovviamente non farò niente, speriamo di no, perché 2 mesi che voglio andare giù, non la faccio andarci, o perché piove, o perché un cavolo o un altro, non potevo, e quindi eccomi qua. E niente, e quindi ho deciso di fare questo Vlogmas, insomma, per farvi vedere, vi ripeto, anche un po' Ancona, anche perché è un pezzetto ormai che non faccio i vlog, quindi ecco, mi piaceva, infatti ho voluto cominciare da adesso a fare questo Vlogmas, insomma. E niente, adesso Roberto è uscito un attimo, che è andato a prendere le lasagne, è andato a comprare le lasagne, che per pranzo mangiamo le lasagne, e niente, insomma, così oggi è il 31, ovviamente stanotte ci starà i chioppi, quindi penso che riprenderò anche a mezzanotte, credo, prenderò un pezzo per farvi vedere anche i fuochi d'artificio. Non usciamo purtroppo, non ce la facciamo andare tipo 2 giorni fuori, parte ormai tardi, tipo abbiamo fatto notti fuori da qualche parte, ovviamente preparandoci le prime, perché adesso costa, però purtroppo mi tocca stare a casa perché siccome mio padre lavora stanotte, perché fa la notte, e mia madre sinceramente a lasciarla da sola a Capodanno non mi pare il caso, a brindare da sola, voglio dire, anche se è un giorno come un altro, però mi dà fastidio, non ce la faccio a lasciarla da sola, e quindi stanno ci tocca stare a casa. Infatti adesso sono qua solo da Roberto, lui mi è venuto a prendere sabato e sono stata qua solo da lui. Nel pomeriggio, ecco, partiamo, io ritorno a casa che poso al cane, poso a Lady. Poi sento mio figlio se vuole venire, almeno esce un pochino anche lui, sperando che mi vuole venire, che vuole uscire, che lui non è uno che esce più di tanto, insomma, non gli piace più di tanto uscire, va bene. E comunque cerco di convincerlo a venire. E andiamo là, dopo niente, dopo Roberto cena a casa mia, niente, dopo casomai riprendo. Riprendo oggi pomeriggio comunque quello che ho fatto apposta al vlog, che è il punto cool, insomma, diciamo che vi faccio vedere la città, eccetera, eccetera, questa ruota, eccetera. Però volevo riprendere anche quando c'erano i fuochi d'artificio e così, non so, così per farvi vedere un po', a parte sarete tutti, cioè, no, che sarete tutti, che questo video poi penso, credo che se ce la faccio lo caricherò lunedì perché mi siete appannato, ecco, lo caricherò lunedì, credo. E quindi lo vedrete lunedì e niente. Sì, voi fa vedere questi fuochi d'artificio, anche se comunque sapete com'è il fuochi d'artificio, però vabbè, dai. E niente, quindi ho deciso di fare questo vlogmas e spero che poi questo vlog vi piacerà, vediamo un po' come viene, anche perché è un pezzetto che non faccio vlog, quindi
Dico, dai, oggi che usciamo, andiamo in città, faccio vedere un po' di bancarelle, un po' di vita in giro, eccetera, eccetera, sperando, ecco, ripeto, appunto, che non piove. E niente, dai, io adesso vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo più tardi, non so quando, se quando partiamo, mentre mi sto truccando, non lo so. Dopo, insomma, vedo. E quindi, niente, ci vediamo dopo. Ciao, rieccomi. Ciao. Allora, sono venuta qua giù in sala, qua da Roberto, e ho preparato già lo specchio, che è questo qui, è quello di Roberto. E dove adesso mi andrò tutto a truccare. Io mi porto su questa qui, se no ce n'ho altre. Oggi ho preferito portarmi su questa, cioè ieri, di Parigi, America, insomma, Roma, c'è tutto qua. E qua dentro ci sono tutti i trucchi. E vi volevo fare vedere che trucco andrò a realizzare oggi, dato che oggi andiamo in giro. Allora, vado a utilizzare questa palettina qui della Debbie, che è questa l'ho vinta in un giveaway, se non erro, se la fa aprirla, ecco una mano, non lo so. Aspettate, mi metto un attimo così, scusate. Com'è che si apre? Ecco. Ed è questa qua. Lo faccio vedere così, che è marrone e questo bianco, non è proprio un bianco bianco, mi si è levato, quindi è un bianco boh, marroncino, argentato, insomma. Quindi vado ad utilizzare questa, quindi prima cosa metterò il marrone su tutto l'occhio e in mezzo metterò qui, casomai metterò qui, dopo casomai andrò a sfumare, metterò questo qua, praticamente questo colore qui. Dopo, come rossetto andrò a utilizzare questo marroncino qua, che questo qui è quello opaco, adesso lo faccio vedere. Questo qua che è matte. E sopra, per abbinarci con gli ombretti, dato che faccio marrone e questo bianco, insomma, glitterato, e sopra il matte andrò a utilizzare questo qui di Care Beauty, che è un lucida labbra brillante innato, vedete? E quindi andrò a fare questa tipologia di trucco qua, insomma. E niente, quindi adesso, ragazzi e ragazze, io adesso mi trucco, mi do una sistemata e ci vediamo dopo, quando, in caso, stiamo in macchina. Dopo, insomma, vedo, quindi adesso mi trucco, mi finisco a preparare, poi mi devo finire a mettere le scarpe e poi quando anche Roberto è pronto partiamo e andiamo verso giù casa mia prima, che così posa Lady, poi andiamo verso la città. E non so se viene anche questa mia amica col ragazzo, non lo so, perché ieri l'ho sentita, io ho detto vabbè, domani ti chiamo, te faccio sapere, ma ancora non l'ho sentita. Comunque più tardi la chiamo e vedo se vengono anche loro, dopo in caso vi faccio sapere se ci sono anche loro o no. E niente, ci vediamo dopo. Eccoci Ciao. qua, siamo in macchina. Buonasera. C'è anche Tutto William! bene? C'è anche William! E niente, adesso siamo partiti. Penso che siamo tornati giù, ormai abbiamo posato il cane e Oh, tutto. oh. Aiuto, Cazzo siamo fai, andati a Gianni? sbattere. E niente, adesso. Mamma, te dove stai andando a Che prendere la cazzo ne città? so? Come che ne so? Devo girare Sì, parte. ah, vabbè, dai, guarda. Sì. Niente, alla fine il trucco è questo. Ho usato una palettina di Debbie. Della Debbie, che ho vinto di un giveaway, e questo rossetto qua che è opaco, ma ci ho messo un lucido che è un po' brillantinato bianco che dà un po' al colore dell'ombretto. L'ombretto è marrone, cioè non si vede tanto, comunque c'è il bianco brillantinato sopra. E niente, adesso siamo partiti che stiamo andando giù in città, andiamo a vedere sta ruota. Niente, insomma, famo un giro là, così dopo vi faccio, riprendo anche un po' ancora, insomma, ve la faccio vedere un pochino. E niente, dai, allora ci vediamo dopo, ciao! Bring us some figgy pudding.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
giornata e dopo della città sì, siamo andati in macchina, ma non ci ho pensato di riprendere il vlog. Ormai ero arrivata a casa quando mi sono ricordata e adesso abbiamo finito di mangiare, siete? Adesso sono un attimo qua in camera mia a fare questo piccolo vlog e niente, spero che la città vi sia piaciuta. Vi ho fatto riprendere le parti un po' più cool, insomma, dove c'era più luce, dove era più addobbato tra le bancarelle e tutto. Molto molto bella anche la ruota che cambiava colore ogni volta, cioè proprio bellissima è stata. Spero che vi è piaciuta anche a voi, è stata veramente bella. E dato che era 2 mesi che volevo andare giù in città per vedere anche come avevano sistemato quella piazza, infatti dove c'è la statua, quella di Cavour, quella lì è piazza Cavour ovviamente. E è stata molto bella, l'hanno fatta benissimo, mi piace veramente tanto come è venuta. Non era manco tutto sto freddo, oggi si stava bene, quindi si passeggiava tranquillamente. E niente, io comunque spero che vi sia piaciuto. Non ho ripreso più di tanto, alla fine era sempre lì, tutto il giro era lì, alla fine vi ho fatto vedere tutte le cose, sono a rifarvelo vedere da capo, non mi pare al caso. E niente, a parte alcune bancarelle stavano a chiudere, con queste casettine di legno molto carine, c'era un sacco di roba molto bella, molto carina, eccetera eccetera, anche per la roba da mangiare. Io alcune bancarelle vi stavo dicendo appunto che stavano chiudendo perché quando alle 6:30 tutti via e non c'erano manco tante persone, come avete visto, che tanto oggi tutta la gente o che va via o che si prepara o che è partito eccetera eccetera, insomma, quindi che si prepara con la cena, cenare tutto, fare i cenoni eccetera, quindi è normale. E niente, e comunque spero che la città vi sia piaciuta, tutto quanto, anche la ruota, tutto, quindi un po' di Ancona avrò fatta vedere e quando mi capiterà di andare a altre parti di Ancona comunque vi farò il vlog. Niente, ci vediamo casomai più tardi quando ci saranno i fuochi d'artificio che volevo riprendere, e quindi niente, ci vediamo dopo alla fine quando ci sono i fuochi d'artificio, i fuochi d'artificio che riprendo e niente. E niente, ci vediamo dopo allora. Ciao. Vabbè, un attimo. Buona. Avete visto un po' i fuochi artifici? Buon anno, artificio, no? Madonna! Buon anno a tutti, buon anno! E niente, i fuochi artifici ce ne sono stati pochi, non è tanti? I fuochi artifici! Ma William, no, sta male qua però, vatti a mettere il giubbetto! William, tammali, tammali! Perché c'è, sta leggero, wow, tutto quanto! Vita, niente, noi stiamo a vedere qua sul canale 5, ma chi è? Quello, no, sto a fare video su YouTube, no. Il vlogmas. Dai. Niente, abbiamo scusate, e niente, abbiamo brindato, fatti vedete qua. Bevemo, va. Auguri. Auguri di buon anno. Sono abituata a bere. E niente, sento tutti i botti, non ci sono stati tanti stanno, però un pochino c'è anche giù in fondo, insomma, come avete visto, ho ripreso un attimo proprio così. E niente, io allora con questo video vi auguro un buon anno. Sì, un buon anno pieno di felicità, salute soprattutto, e che sia il migliore dell'anno precedente, insomma. E niente, con questo vi faccio ancora tanti auguri, buon anno ancora. Io vi saluto, un bacio grande. Se questo vlog vi è piaciuto mettete pollice in su, se volete sotto il video mi commentate. Siamo nel 2015 e quindi ci vediamo nel prossimo video che sarà nel 2018. Ciao a tutti.